Alcuni di voi mi hanno chiesto un po' cosa stesse succedendo, perché avete letto i miei post su Telegram. Vi rubo 10 secondi per spiegarvi che è successa una cosa abbastanza grave nella mia vita. In poche parole, una persona a me molto cara se n'è andata. Quindi questa cosa chiaramente su di me ha avuto una ripercussione, quindi non sono usciti dei video. Oggi sono qui a fare questa piccola intro che durerà 2 secondi. E dopo ciò che è successo, il video chiaramente è dell'altro ieri. Questa cosa che mi ha colpito è successa ieri, quindi avevo anche una sorta di felicità differente che adesso non posso proprio esternare neanche impegnandomi. Io spero che voi non sappiate cosa voglia dire questa cosa, perché significa che non avete mai perso nessuno di caro, e me lo auguro vivamente. Io vi lascio al video, spero di strapparvi un sorriso perché è quello che spero di fare, o semplicemente di intrattenervi 10 minuti. Grazie del supporto che tutti i giorni mi date. Buona visione. Salve a tutti ragazzi, sono Piazza, bentornati nel mio canale. Oggi ragazzi siamo qui perché ragazzi, come avete letto dal titolo, abbiamo trovato ben due leggendari nei bauli dell'offerta del re, nell'offerta speciale. Questa cosa ragazzi è pazzesca, io vi chiedo di arrivare a 8000 mi piace entro mezzanotte, perché mi sa che ragazzi si possono ricomprare tra 2 giorni, ovvero quando scadrà l'offerta. Quindi sarebbe una cosa interessante perché l'opportunità di trovare una leggendaria a quanto pare è abbastanza alta. Quindi ragazzi io vi lascio il video, mi raccomando, non faremo solo questo, andremo a fare anche qualche partita in live appunto nel torneo. Ragazzi, vi chiedo di lasciare un pollicione e un commento che ho scritto se anche voi avete trovato qualche leggendaria e se avete comprato questi bauli. Ragazzi, partiamo subito con il video, ma prima sigla. Ragazzi, sono uscite le nuove offerte del re, come si chiamano, Coppa del Re. Ho già comprato l'offerta da 80 centesimi e infatti adesso vi faccio vedere che purtroppo è esaurita e ho trovato il tronco in un baule magico. Quindi vi lascio qui a sfondo lo screen, ragazzi. Tanto nel frattempo gli ho messo i dati e tutto, quindi con la scusa vi vedete lo screen del tronco e non vedete i miei dati della Mastercard e tutte queste cazzate qui che non mi importa neanche niente. Ragazzi, il tronco nel baule magico. Una leggendaria nel baule magico non è proprio facile da trovare, però ho saputo per l'appunto che hanno aumentato la possibilità di trovare delle leggendarie anche nel baule magico. Quindi ragazzi, questa cosa è abbastanza buona, perché il baule magico non costa troppo e con 800 gemme potrete trovare anche una leggendaria. Ok ragazzi, i dati dovrebbero essere giusti, se me li ricordo ancora. Pagamento riuscito, perfetto. Andiamo ad aprire il nostro baule super magico. Non mi aspetto chissà che cosa, ma a prescindere, ragazzi. Vabbè, se ho trovato qualcosa nel titolo lo sapete già, ma non importa. Già mi basta la prima leggendaria tronco nel baule magico, direi che è molto buono. 25 lapidi, 40 capanne dei barbari, ci siamo. 366 goblin lancieri, ci siamo. 71 torri infernali, dammi tutte le epiche. 23 orde di scheletri. E per finire, stregone di ghiaccio, va benissimo. Va benissimo, però ho trovato il tronco e lo stregone di ghiaccio sono entrambe carte che utilizzo nel mio deck. Quindi perfetto, adesso andremo sicuramente a potenziare lo stregone di ghiaccio, che bello. Praticamente con 10 euro mi sono portato a casa due leggendarie perché ho un culo infinito. Perfetto, stregone di ghiaccio e tronco, ragazzi. Ora vi faccio vedere chiaramente il mazzo dove ho già il tronco e potenziato. Lo stregone di ghiaccio invece, ragazzi, andremo a potenziarlo su. Mi ha dato infatti le gemme. Tronco il livello 2, come vedete. Qua ci portiamo anche il mago a livello 2. E qui, ragazzi, il deck comincia a diventare davvero, davvero molto forte. Comincia a essere anche abbastanza competitivo, perché avendo le leggendarie al 2, soprattutto poi quelle che uso, perché ho avuto la fortuna di ritrovare il minatore, di ritrovare lo stregone di ghiaccio adesso e di ritrovare il tronco nel baule magico. Quindi potenziamo lo stregone di ghiaccio che non prende troppo. Però diciamo che comincia a fare molto più danno agli Lord di Sgherri, che dovrebbe shottarla con un colpo, mi sa. Ma in caso ho le frecce, ho i Lord. Oh, scusatemi, i Spiriti del Fuoco, quindi non è quello il mio principale obiettivo. Però ve l'ho portata a 2, è molto molto buono. Purtroppo non si può ricomprare, perché altrimenti io quella da 1 euro l'avrei ricomprata anche un 3-4 volte. Perché 3 euro è un gelato, però visto che gioco molto a Clash Royale, il gioco mi piace. Perché no? Purtroppo una volta e poi penso che per 3 giorni non si possa più comprare. Ragazzi, siamo a 3027 coppe per la 27, sì, coppe, non sapevo neanche più leggere. Qui, ragazzi, sono appunto le due offerte. Solo che, in poche parole, ragazzi, volevo continuare la sfida Coppa del Re. Sono a 5 vittorie, la sto giocando un po' così sottotono, non è un mio obiettivo. Però, per non andare a intaccare l'online, volevo giocare qui perché bel mazzo. Col domatore che io comunque non ho. E potenziato perché non lo uso molto il domatore. Però devo dire che è una carta molto molto forte. Allora ragazzi, se sentite la voce un po' strana è perché sono davvero raffreddato. Mi sento tutto chiuso, vabbè, ma è periodo, è stagione. Quindi immagino che anche voi non siate tutti al 100%. Allora partiamo, cavaliere. Io ho l'avveleno che potrebbe cambiare le carte in gioco. Quindi io me la tengo, vabbè. Purtroppo i deck essendo preimpostati lui sa già
con 2-3 carte qual è il mio mazzo. È quello il problema. Già basta davvero pochissimo e lui sa già qual è il mazzo. L'unica bella rottura è questa. Non volevo utilizzare l'avveleno, però mi sa che dovevo utilizzare. Volevo tenerla un po' nascosta l'avveleno, però mi sa che dovevo usarla. Nel frattempo lì a destra, ragazzi, sto spaccando tutto. Non me ne ero reso conto. Oh mio Dio, che idiota. Questo ha sbagliato tutto. Usiamo l'avveleno. Non so se faccio fuori, la metto qua, così se dovesse mettere le truppe davanti ci portiamo a casa la torre. Ok, Asmo, oddio, non me ne ero accorto. Spettacolo, non me ne ero accorto totalmente. Ah, bastardo. Qua sono stato io stupido. Sono stato io stupido qua. Andiamo col domatore e ci prepariamo con la congelamento, che bisogna mettere davvero in modo perfetto. Quindi lui ci lancia, non lo so, però io facciamo una cosa bella tattica, ghiacciamo tutto e ci portiamo a casa anche quasi l'altra sua torre. Ok, non sta difendendo, mi sa che questo ha il golem, mi sa. Nel frattempo noi con i goblin lancieri andiamo a rompere. Ah, ok, purtroppo ha lasciato lo scontro. Gli sarà caduta la connessione. Peccato, perché come sempre quando faccio una partita che inizia bene poi cade la connessione, ogni volta praticamente. Peccato, vabbè ragazzi, ce la portiamo a casa in modo tranquillo, però era praticamente già vinta perché si era totalmente dimenticato della torre di destra e aveva subito un sacco di danni. Beh ragazzi, ce la siamo portata a casa, congeliamo e vittoria, ok. Vabbè, così è stato abbastanza facile, quindi ne facciamo subito un'altra. Siamo a 6 vittorie nella sfida del re, che non è male, anche perché il mio record mi pare che sia 7-8, adesso mi pare ci sia anche, mi pare si possa vedere. Ragazzi, ci andiamo a fare una partita online perché oggi il torneo, vi avete visto, ho dovuto fare un taglio bruschissimo. È un pochettino instabile, sarà la mia connessione, non lo so, qui intanto stanno parlando loro. Saluto tutto il clan, ragazzi, siamo a 3027 coppe, quindi vincere vorrebbe dire andare intorno alle 3060, perdere vorrebbe dire tornare circa 2998-97, una cosa simile, perché dovrebbe tirarmi via 30. Quindi ragazzi, andiamo a giocarcela. Io gioco in modo abbastanza impulsivo, quindi molto spesso lancio subito Royal, lui lo stregone di ghiaccio, che è la carta che odio di più quando gioco il Royal. Barbari livello 11. Hai barbari fortissimi. Ok, e qua sono cazzi proprio enormi proprio. La vedo malissimo questa, però ha un bellissimo mazzo, devo dire. Purtroppo il mio mini pecca non è andato dove doveva andare, bensì è andato, ok, fai fuori quel mago e torna in difesa e dai almeno un colpo al gigante. Ok, perfetto, perfetto. Pensavo peggio. Avendo lo stregone di ghiaccio devo giocarmi bene il Royal, perché una volta che metto lo stregone di ghiaccio il Royal praticamente fa due hit alla torre e basta. Quindi me la gioco in modo diverso, me la gioco così e gioco anch'io lo stregone di ghiaccio. No, ok, no, sto fermo perché continuo a lanciare lo stregone di ghiaccio. Però adesso io dopo, ragazzi, mi gioco il Royal e lui non può rigiocare lo stregone di ghiaccio perché non può averne 8 nel mazzo. Quindi va molto bene. Mi rilancerà nuovamente il gigante, però io con il mini pecca, se sono bravo, posso provare a fare una cosa molto molto buona. Allora faccio così. Ora lui dovrebbe lanciarmi teoricamente i barbari. Io sto rischiando a fare così, però ragazzi l'unico modo che ho per fermarlo è questo, con il mini pack. Ora non so se lui abbia già fatto girare il mazzo per rimettermi lo stregone di ghiaccio. Mi auguro di no, perché sennò io ti odio. Però hai i barbari. Ma i barbari si fermano. Esatto, hai i barbari. Ok, lancio il tronco e non dovrebbe avere nuovamente lo stregone di ghiaccio, quindi dovrei andare in vantaggio. No, siamo lì. Ha anche, non solo, ha un sacco di carte che costano tanto, eppure riesce a giocarle tutte. Non so come faccia. Ok, cerchiamo in qualche modo disperato di arrivare chiaramente ho la sfortuna di avere il mega sgarro sotto torre, quindi il mago colpisce sia il mega sgarro che la torre. Siamo messi in maluccio, siamo messi abbastanza male. Però ragazzi, in qualche modo questa dobbiamo riaprirla. Non so neanch'io come, ma in qualche... Oh, bravissimo così. Questa è stata un'ottima giocata da parte mia. Ok, lancio il tronco perché devo far fuori assolutamente... chiaramente la mia torre adesso ci saluta. Ci saluta per forza, quindi vado a lanciare il mega sgarro, vado a lanciare il minatore sotto torre. E forse ragazzi, in qualche modo riusciamo a fare qualcosa. Non so che cosa. Lancio i barbari, così almeno riesco a fargli un po' di danno. Ok ragazzi, la torre dovremmo... Ok, siamo 1-1. Siamo 1-1, quindi l'abbiamo pareggiata. Molto molto bene. Riparto con il mega sgarro. L'ho lanciato perché lì? Perché lì? Ma perché lì? Non so neanch'io perché l'ho lanciato lì. Lancio le frecce che lui non mi ha neanche mai visto usare. Per fortuna ragazzi avevo le frecce, perché sennò qui erano dolori atroci. Ok, vado a lanciare il minatore. Se riesco ad arrivare sotto torre,
Sicuramente ora lui dovrebbe usare i barbari, invece no. Però io lo lancio a sfizio, perché i barbari lo sapevo che li avrebbe usati. Ti prego, dai un colpo. Ok, un colpo l'ho dato. Manca un minuto. Faccio così, devo fare semplicemente rigirare il deck qua. Se riesco a far rigirare il deck con gli spiriti del fuoco, dovrei riuscire a fargli un bel po' di danno. Ok, gigante fermato. Barbari fermati. Adesso devo lanciare qua un gigante royale. Io ho 1400 di vita, quindi ne ho davvero poco. Devo essere davvero bravo a riaprirla. Siamo lì lì con la vita, con i punti vita. Però ti prego, se il mini pekka avesse dato un colpo, non staremo più parlando di partita, perché sarebbe praticamente finita. Dio che sfiga. Lancio delle frecce così, un mini pekka qua. Chiaramente devo difendermi da tutto, perché sennò qui, ragazzi, rischio di perderla alla fine. Devo lanciare un minatore e provo a portarmela in pareggio a sto punto, perché sto rischiando abbastanza. Provo in qualche modo, a un caso disperato, ma ormai non c'è più niente da fare. Avevamo praticamente gli stessi punti, ho visto. Oh, sono rimasto con 140 di vita, lui con 292. Un pareggio molto bello. Vabbè, a 3000 coppe spesso ho pareggiato. Vabbè, ci sta, ragazzi, un pareggio. Avrei preferito chiaramente vincere, però rimaniamo a 3027. Devo dire che non è malaccio, ragazzi. Io vi saluto qua, perché sennò, se faccio troppe partite, poi lo sapete, comincio a perdere, perché è normale. Da piazza è tutto. Ci vediamo domani alle ore 15. E ciao!